Secondi al 90esimo, lancio lungo di Angelo Locatelli a cercare il taglio di Alessio Rognoni in posizione regolare, vediamo se tiene in campo il pallone, ci riesce Alessio Rognoni, prova al destro dalla linea di fondo e l'Inter cala la manita, 20 secondi dal 90esimo con la neo entrata Alessio Rognoni. Per l'Inter, Silvio Pisano dalla bandierina, chiama lo schema, il cross della numero 4 sul secondo palo, dove arriva Beatrice Merlo che mette dentro il gol dell'1-0, tutta la gioia della numero 15 sotto i propri tifosi. Ancora l'Inter con Gloria Marinelli che scappa in posizione regolare, la numero 7 col cucchiaio, è un gol meraviglioso quello di Gloria Marinelli, il gol del 4-0